Buongiorno, oggi siamo in compagnia della dottoressa Loretta Casolari, che è responsabile del servizio di sorveglianza sanitaria e promozione della salute dei lavoratori. Le diamo il benvenuto. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, voi vi siete occupati in questo ultimo anno e mezzo di tutta l'attività che riguarda i tamponi, il tracciamento e la campagna vaccinale agli operatori dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena. Siamo ormai all'interno dell'azienda vaccinati per il 99,9%, ma ci apprestiamo ad entrare nella stagione fredda, invernale. Qual è il messaggio da lanciare a questo punto dell'epoca Covid? La pandemia ci ha insegnato davvero tantissimo perché, dobbiamo dirlo, per certi versi ci ha trovati impreparati. Abbiamo dovuto, cambiare e ridisegnare necessariamente l'organizzazione di tutto il servizio di sorveglianza sanitaria per poter far fronte alle nuove necessità che erano legate alla presenza di un nuovo rischio biologico. E la tutela della salute dei lavoratori dell'azienda ospedaliera è stata una sfida importante nel momento nel quale i nostri operatori erano veramente impegnati nell'assistenza ai malati, nella quale hanno veramente buttato il cuore oltre l'ostacolo. 880 positivi tra i nostri dipendenti dell'azienda ospedaliera, sono stato un prezzo che la nostra azienda ha pagato e i nostri operatori hanno pagato e hanno lasciato sul campo di questa seconda ondata pandemica in modo, come dire, veramente molto intenso per quanto è stata questa seconda ondata nella nostra provincia. Ora abbiamo, come dire, c'è stata la svolta, la vaccinazione che ha portato davvero un nuovo momento nel quale possiamo tranquillamente tutti quanti approcciare in modo diverso quest'autunno rispetto all'autunno scorso, evidentemente. È chiaro che adesso dobbiamo mantenere altissima l'attenzione, molto molto alta, perché affrontiamo di nuovo la stagione che ci preoccupava l'anno scorso e ci preoccupa lo stesso adesso, nella quale ci chiudiamo in spazi che sono chiusi e sappiamo che questa è la stagione autunnale-invernale nella quale ricomincia la circolazione dei virus influenzali e SARS-CoV-2 che continua nella circolazione anche, come dire, successivamente alla vaccinazione in una forma che è chiaramente molto diversa, però dovremmo, come dire, a tenere, come dire, il vaccino non ha una funzione di barriera e da questo punto di vista le mascherine, l'igienizzazione delle mani frequente, il distanziamento dovranno continuare a essere la nostra priorità. Abbiamo parlato di una percentuale che non è il 100%, ma il 99,9% su 5.000 circa operatori sanitari e comunque dipendenti anzi dell'azienda. Per questa piccola fetta che è rimasta, che cosa significa? Allora, noi non abbiamo mai visto un'adesione così alta tra gli operatori sanitari ad una campagna vaccinale. Noi, e parlo di medici, della prevenzione, noi facciamo prevenzione, noi non facciamo diagnosi, cura, riabilitazione, noi facciamo prevenzione e sappiamo benissimo che la vaccinazione è lo strumento principale per fare prevenzione delle malattie infettive. Non avevamo, come dire, neppure in mente che si potesse avere un vaccino in tempi così brevi, un vaccino efficace, sicuro. Abbiamo messo in piedi una campagna vaccinale in tempi brevissimi, alla quale i nostri operatori hanno aderito immediatamente, in una percentuale altissima già nelle prime settimane. Adesso mancano pochissime unità, ormai siamo, come dire, abbiamo unità operative completamente Covid-free in termini di operatori, proprio perché l'adesione tra gli operatori è in alcune unità operative del 100%. Alcuni operatori ancora non si sono vaccinati e sono soggetti al provvedimento, operatori sanitari sono soggetti al provvedimento di sanità pubblica che è legato all'applicazione del decreto 1 aprile, quindi vengono segnalati dalla sanità pubblica e sospesi dal servizio. Stiamo parlando di pochissime, pochissime unità nella nostra realtà, però sono fuori dalle attività sanitarie a seguito di tutti i percorsi che vengono avanti. Qui devo aprire però un
capitolo che per noi è molto importante. Noi in questo periodo stiamo immettendo in servizio tutti gli studenti. Noi siamo un'azienda ospedaliera universitaria. Questa attenzione alla formazione e quindi all'ingresso all'interno delle nostre unità operative di un numero significativo di studenti, che sono quelli dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e che stanno entrando in questo periodo, è un lavoro per la sorveglianza sanitaria impegnativo, importante, necessario e sfidante, perché comunque questi studenti devono essere vaccinati per virus SARS-CoV-2 per poter entrare, e devono essere vaccinati poi se vogliono frequentare nei reparti ad alto rischio per morbillo, rosolia, parotite, varicella. E da questo punto di vista le vaccinazioni sono sempre stato lo strumento, come dire, di sicurezza, di salute e di sicurezza per i nostri pazienti, il fatto che gli operatori siano vaccinati, e di salute per i professionisti, perché il vaccino poi è questo, è uno strumento che serve per la tutela della salute personale dei professionisti e anche dei pazienti. Qual è stata l'esperienza della sorveglianza sanitaria, quindi la vostra esperienza in un'azienda che conta il numero di dipendenti più alto rispetto a tutte le aziende presenti nella provincia e che è un'azienda sanitaria? Allora, noi ci occupiamo della tutela della salute dei lavoratori. È chiaro che in una dimensione come quella che ci troviamo a dover considerare, perché siamo la principale azienda della provincia e dentro a questa i nostri operatori sono chiaramente esposti a un rischio occupazionale specifico, che è il rischio biologico, è chiaro che il nostro impegno è stato veramente importante. Noi non ci nascondiamo che abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, perché momenti nei quali le positività tra i nostri operatori o comunque una sintomatologia sospetta, la necessità di monitorare a casa e di telefonare quotidianamente ai nostri operatori che via via, come dire, diventavano positivi, diventavano sintomatici, la necessità di seguirli e di prenderli in carico ha visto dei momenti di oggettiva difficoltà. È stato un momento conoscitivo molto diretto anche nei confronti dei nostri professionisti. Molti di loro che noi vediamo sistematicamente, ma non frequentemente, in sorveglianza sanitaria, li abbiamo conosciuti molto più da vicino e li abbiamo conosciuti dentro alla malattia. Questa è stata un'esperienza davvero importante anche per noi, perché per loro sicuramente, ma anche per noi. Cioè un operatore sanitario che diventa paziente e che nei confronti di un collega, pure isolato a domicilio, perché questo è quello che ha aspettato, ci si aspetta da una persona che è a casa da sola e che è un sanitario, la telefonata di un collega col quale riuscire, come dire, a confrontarsi rispetto alle esigenze, alle necessità di una malattia, del vissuto di una malattia, sono stati momenti anche per noi particolarmente arricchenti, oltre che per le persone che dopo sono venute, come dire, a raccontarci poi tutto quello che in qualche modo gli abbiamo dato e a restituircelo. Questo è stato molto bello nei confronti della vicinanza, nei confronti di sanitari che si ammalano, sì, questa è stata un'esperienza veramente unica. Ecco, guardando adesso invece al futuro, un anno fa a quest'ora noi eravamo in trepida attesa dell'arrivo di un vaccino, è arrivato e abbiamo fatto questa esperienza. Adesso invece siamo alle porte del vaccino anti-influenzale e della terza dose per gli operatori sanitari più esposti. A che punto siamo? Allora, la vaccinazione, la dose aggiuntiva per i fragili e gli immunodepressi, anche dipendenti della nostra azienda, è già in corso e si sta facendo, e loro hanno, come dire, una vaccinazione per categoria che è quella di patologia, quindi fragili, immunodepressi, trapiantati, abbiamo, come dire, operatori che oncologici. Quando inizierà la dose booster, quindi il richiamo del vaccino SARS-CoV-2 per la categoria operatori sanitari, stiamo aspettando una indicazione specifica da parte delle cabine di regia nazionale, che c'è già stata, regionale, poi provinciale, e dopo, come dire, provvederemo di conseguenza. Sappiamo già invece che inizieremo la campagna vaccinale anti-influenzale il 25 di ottobre, quindi in realtà tra poche settimane, e su questa ci stiamo già organizzando per poter mettere a disposizione dei nostri professionisti immediatamente il vaccino anti-influenzale. Lo scorso anno è stata una campagna vaccinale, quella campagna vaccinale anti-influenzale, che ha visto anche questa un'adesione altissima rispetto all'anno precedente.
Non avevamo ancora sullo sfondo, ma dopo abbiamo cominciato a vedere, l'arrivo del vaccino anti-SARS-CoV-2. Anche quest'anno vedremo la co-circolazione dei virus influenzali e del virus SARS-CoV-2, quindi importantissimo anche quest'anno fare la vaccinazione anti-influenzale per tutte le categorie che sono a rischio per patologie e per quanto ci riguarda per gli operatori sanitari. Anche qui dobbiamo ridurre la circolazione del virus influenzali dentro ai nostri ospedali, quindi all'interno del nostro contesto, per proteggere noi stessi, il nostro contesto lavorativo, i colleghi e i pazienti, soprattutto i pazienti, perché sappiamo benissimo che il tema della fragilità si pone nei loro confronti, insomma. Con l'esperienza della vaccinazione anti-influenzale e anti-Covid dell'anno che ci siamo lasciati alle spalle, avete anche un'esperienza maggiore per affrontare entrambe le cose di nuovo nel futuro. Qual è stata, diciamo, il valore aggiunto che vi ha dato questa esperienza? Abbiamo imparato tantissimo anche noi, abbiamo imparato tantissimo e hanno imparato tantissimo i nostri professionisti, perché anche loro l'adesione alle campagne vaccinale era qualcosa che veniva subito per gran parte di loro. Adesso partecipano attivamente un po' perché abbiamo messo a disposizione loro degli strumenti di partecipazione attiva, quindi è vero, è un'offerta attiva e gratuita quella della vaccinazione per i nostri professionisti che sono esposti a un rischio maggiore, ma sicuramente loro attivamente si prenotano, vengono nei nostri ambulatori, rispettano il distanziamento e seguono, come dire, tutto il percorso che è quello di raccolta dell'anamnesi, come si fa per qualsiasi vaccino per un paziente. Sono assolutamente, come dire, è qualcosa che ha un valore aggiunto bidirezionale sia per noi che per loro, però sicuramente ormai il vaccino è diventato parte del DNA dei nostri professionisti e sanno che all'inizio delle campagne vaccinali si parte, si va in sorveglianza e si fanno i vaccini, insomma. Allora, ci lasciamo con un messaggio positivo per il futuro. Quale può essere questo messaggio? Ci vacciniamo per la vaccinazione anti-influenzale che sta arrivando e per quella che sarà, secondo le indicazioni che ci saranno date, la dose di richiamo per il vaccino SARS-CoV-2. Non dimentichiamo il distanziamento, non dimentichiamo l'uso dei dispositivi di protezione individuale e l'igienizzazione delle mani. Queste misure igieniche, queste precauzioni che non avevamo nelle nostre, come dire, presenze quotidiane durante la stagione autunnale e invernale, devono rimanere sempre con noi. Ringraziamo la dottoressa Loretta Casolari, responsabile del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Promozione della Salute dei Lavoratori dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena. Grazie. Grazie a voi.